26 settembre 2019. La curiosità di Erode. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 9. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, ed altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Erode è un personaggio sconcertante tra quelli ricordati dai Vangeli. Appare una cronaca triste e squallida che si intreccia con le storie di santi e di Dio fatto uomo. Il tratteggio della sua figura non interessa agli autori dei Vangeli, se non per dare ragione dei fatti di cronaca, che pesarono fortemente nella storia. Ma Erode non sembra nemmeno essere sfiorato dall'intervento del divino nella sua fame di potere e di perversione. C'è come un muro invisibile tra lui e la sostanza spirituale che permea il suo territorio e i suoi giorni. Eppure i suoi peccati portarono a morte e persecuzione a chi la storia la fa veramente. Nel breve tratto di vita il tetrarca ha la possibilità di conoscere Giovanni e Gesù, di sentire le loro predicazioni e dei loro miracoli. Ma tutto sembra non scalfire la sua ottusa tenacia di conservazione gelosa del potere. Dominatore, nello stesso tempo dominato da una donna. Feroce quanto impotente a ritirarsi dal delitto, per non sfregiare il proprio volto vanaglorioso, schiavo anche di questo. Dopo aver ucciso Giovanni il Battista, sente parlare di Gesù. A ridosso della morte di Giovanni, in una continuità senza tregua, Dio si manifesta con tempi incalzanti a dire al suo popolo e ai potenti di turno che il cielo si sta muovendo. Qualcosa di grande si sta preparando. Dopo la predicazione tonante del Battista, che ruppe il silenzio secolare di Dio per il suo popolo, ecco Gesù che incalza con la predicazione del regno, confermato con miracoli senza numero. Viene spontaneo pensare che Giovanni non sia morto, ma risuscitato, o che sia giunto quell'Elia che doveva tornare a segnare l'imminenza della venuta del Messia, come disse il profeta Malachia. Ma la volontà di Erode era cinicamente disinteressata alla venuta del Messia, se non per difendere il possesso della sua carica di tetrarca, una sorta di governo locale voluto da Roma, ma senza rinunciare ad una prefettura nella Giudea per il controllo militare del territorio e della giustizia per le cause maggiori. Conoscere Gesù per Erode era solo per un controllo di un secondo Giovanni. Avendo decapitato il primo, non avrebbe mancato di fare lo stesso col secondo, se avesse osato mettere il naso nelle sue faccende. Gesù dovette allontanarsi dal territorio di Erode dopo l'assassinio di Giovanni, in attesa della sua ora a Gerusalemme. L'appuntamento era già segnato. Se Gesù profetizzò ai suoi discepoli: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa», ma io vi dico, Elia è già venuto e non lo hanno riconosciuto. Anzi, l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista. Dunque Erode, insieme ad altri, avrebbe combinato la passione al Cristo. Si trattava dei poteri forti, il tetrarca, il governatore della Giudea e i capi del Tempio. Pilato rimandò Gesù da Erode, c'erano là anche i sommi sacerdoti, gli scribi, lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici
Prima, infatti, c'era stata inimicizia tra loro. I potenti che condannarono Gesù non lo fecero per senso di giustizia, ma per interesse meschino di conservazione del potere. Gesù, pur proclamando un regno non di questo mondo, provocava le paure nei potenti della terra, che reagirono giustiziando senza giustizia. Erano tutti schiavi degli interessi immediati, personali, timorosi di perdere la terra alla quale si aggrappavano, schiavi dei loro peccati e dei loro vizi, incapaci di vedere che il regno dei cieli poteva essere anche per loro. Per un misterioso potere concesso dall'alto, mise alla morte la luce del mondo. Dio si lascia colpire dagli uomini. Il mistero dei cuori è così svelato. Il dono dello Spirito può scuotere il velo e far dire: abbiamo peccato. Oggi il mondo dei poteri forti va contro Dio ed il popolo li segue. In questo tempo di oscurità è il momento di ascoltare la voce dello Spirito e chiedere misericordia per tutti. Dio vi benedica.